Ancora arresti da parte dei carabinieri tra Merito Sinopoli e Rosarno. A Merito di Porto Salvo, nella giornata del 28 aprile 2016, i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, favoreggiamento personale e lesione personale in concorso, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria. Dovrà scontare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per fatti commessi in questo centro nel settembre del 2006. A Sinopoli, invece, i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in esecuzione del provvedimento di espiazione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro. Dovrà espiare la pena di 2 anni e 11 mesi e anche 9 giorni in regime di detenzione domiciliare per i fatti commessi sempre a Lago Negro nel dicembre del 2013. Nella stessa giornata, incontrato un Melli di Rosarno, i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, originario di Rosarno, già noto alle forze dell'ordine per reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentate lesioni personali, poiché al culmine di una lite familiare nata per futili motivi, dapprima danneggiava a calci e pugni il parabrezza dell'autovettura del fratello, in seguito tentava di aggredire con un oggetto contundente la madre, ed infine si scagliava contro i militari dell'arma e del posto, strattonandoli e spingendoli ripetutamente.